e ma ho sempre paura di cadere giù, ci vengono le vertigini. La situazione dell'umanità oggi e quella che c'era alla fine della prima guerra mondiale è molto diversa. Fine della prima guerra mondiale era tutto distrutto, si trattava di reinventare. Prima della prima guerra mondiale si tentava di inventare la modernità portò il carro armato al cannone, il cannone al gas mostarda, e alla fine però alla voglia di ricostruire. Oggi la voglia di ricostruire è scarsissima, ci vogliono dei tax per far costruire. Io mi rendo conto di aver avuto la fortuna di avere il diritto di fare il pazzo per la ricostruzione. Voi siete in un posto che esiste perché feci un capriccio contro chi lo voleva demolire, e allora facevo l'amministratore di Milano. Quindi fermai la mano idiota e dissi: guardate che sta roba qua in piedi è molto meglio di due grattacielotti inutili che potete mettere anche altrove. E oggi siamo qua, cioè non faremmo la festa di oggi, non ci sarebbe Milano The Factory se non ci fosse la fabbrica del vapore. Quindi il prevedere serve a poter fare. Poi già che c'ero, per non farli disperare, li spinse anche a fare dei grattacieli. Non era mica d'accordo i milanesi, perché il milanese ha paura dell'architettura, fa tutto come lo faceva la nonna, era spaventatissimo. Gli spiegai che se avessero fatto l'architettura avrebbero migliorato l'umore. Sono passati 20 anni, gli edifici ci sono e l'umore dei milanesi è oggettivamente migliorato. Ed è per quello che vengono anche da Salerno popolazioni disperate lontane, uomini persi nel mare Mediterraneo. Devo dire la verità, gli unici non contaminati dalla patologia meridionalista, i salernitani sono un enclave di comportamento qualitativo nel pasticcio che avviene attorno a Napoli. Ci sono due enclave di sopravvivenza, una per l'area lì e l'altra nell'area di Bari. Il resto del meridione un po' di problemi li avrebbe in teoria, ma non parlo di criminalità, che non me ne frega più di tanto, non è il mio mestiere, posso solo condividere una scelta per l'onestà, ma parlo proprio dell'idea di sviluppo e dell'idea di estetica. A Salerno l'idea dell'estetica rimane forte, forse è quello che loro hanno sposato tentando di mettere in piedi questa operazione neomaoista. Ma una volta messa in piedi l'operazione neomaoista bisogna dargli corpo. E questo corpo veramente non so come prenderà. L'unica consolazione che abbiamo è che mi diverto di più a venire qua che ad andare alla Biennale di Venezia, perché qui ho l'impressione di vivere fra persone con le quali ho una sintonia, lì ho l'impressione di convivere con i commercianti di New York, che mi sono anche simpatici, ma che sono talmente ricchi da essere lontani, no? Allora, che 100 fiori fioriscano, che 100 catastrofi avvengano, perché non vengono mica tutte buone, che 100 esperimenti vadano avanti e che soprattutto l'energia che vi portate addosso stimoli altre energie e che il confronto vi serva da autocritica. Non montatevi la testa, guardate le cose che fate e considerate che talvolta sono sbagliate, ma che fra tante cose sbagliate alcune vengono anche bene. Allora, in questa cosa tecnicamente, che in latino si definisce con una parola antica molto importante, puttanaio, in questo elegantissimo puttanaio messo in piedi da un salernitano con una compagna chic, lui si salva perché c'è una moglie carina, si vede anche un salto di civiltà fra l'uno e l'altro, sì. oltre che un fenomeno fisico, sì, va bene la testa. Allora, in questo cocktail, che però rappresenta anche la dicotomia perfetta, maschio-femmina, over, normal, carina, lui definitele come volete voi, in questa sorta di dialettica perenne, però sì, forma come fra i due poli dell'elettricità si forma l'energia, e questa energia è quella che troviamo anche qua. Quello che conta è che l'opera abbia energia, poi che questa energia sia in grado di diventare un parametro stabile dell'estetica, vi risponderò con un'altra parola assolutamente latina: so cazzi vostri. Buona giornata.